esempio. Ora che entrino i concorrenti di Dolcissimi. Eccoli qua. Vai vai, Anna Ramò, Federico Cari e Vincenzo Donnarumma. Eccoli con la cloche, con dentro la loro canzone. Venite, venite. Ecco qui, sono in gara per Dolcissimi. Giudice il nostro Giuseppe Mascolo, quindi avete una prova importante, perché stiamo parlando del re dei pasticceri, del re della colomba. Intanto vedo Mauro che è sempre più coinvolto. Vedo Mauro sempre più coinvolto nella Pasqua. Vai, mal di denti, Mauro? No, no. No, no, è per il doppiamento. Ok, allora. Allora, attenzione, perché ognuno di voi ha rivisitato, con coraggio devo dire, ma anche con competenza, perché siete tre pastiggeri che stanno facendo una carriera importante, ha rivisitato il proprio dolce. Allora, Anna Ramò doveva essere un'ingegnera, è invece una pasticcera, è molto felice di esserlo, insegna anche pasticceria. Allora, possiamo vedere che cosa hai preparato? Vai. Dici, di cosa si tratta? Vai, vai. Allora, per voi ho pensato di rivisitare una torta tipica pasquale genovese, che è la torta pasqualina. Sì. L'ho rivisitata in chiave dolce. Ah, perché è salata la torta pasqualina, con ricotta, credo, no? Ricotta, cosa c'è dentro normalmente? Noi usiamo la prescinsoa, che è una cagliata tipica proprio genovese, sì, e che ho usato appunto per la mousse che decora la torta. Sotto gli occhi di Giuseppe, del nostro chef, stamattina hai preparato qui la tua torta pasqualina rivisitata in dolce. Vediamo. Buongiorno a tutti, sono Anna Ramò, vengo da Genova e oggi ho deciso di portare la torta pasqualina, una torta tipica proprio della tradizione pasquale di Genova, ma rivista in chiave dolce. La torta è formata da una frolla montata, quindi abbiamo zucchero a velo, burro morbido, uova, farina e un pizzico di lievito. Poi c'è una crema di bietole, un goccino di zucchero, uova, acqua di fiori di arancio e della marmellata di arancia a completare il gusto. Una crema frangipane alle mandorle, quindi appunto polvere di mandorle, zucchero a velo, burro e uova, e per completare la torta una mousse alla prescinsoa, l'ultimo ingrediente tipico della nostra pasqualina. La prescinsoa è questa, una cagliata tipica genovese, e la mousse contiene un po' di gelatina, la prescinsoa, la panna e una base semifreddo. Il risultato finale è questo. Vuole assaggiare, chef? Assaggiamo. La suspense, perché tra poco il nostro, si dice chef o maestro pasticcere, cosa preferisce? È uguale, allora, il nostro chef maestro pasticcere, così non ci sbagliamo, tra poco proclamerà quale secondo lui è la migliore rivisitazione. Abbiamo cominciato per il nord con la torta pasqualina, commento dopo averla assaggiata? Sì, allora, in verità questa torta veramente mi è piaciuta tanto, perché un equilibrio veramente eccezionale, con una frolla che si scioglieva in bocca, il frangipane che accompagnava bene. L'acidità della cagliata era strepitosa. L'unica pecca che veramente ho notato è stata la composta, la crema di bietola, perché non avendo un addensante come farina o amido, è andato un po' in eccesso con la cottura e è uscito fuori lo zolfo del tuorlo, un eccessivo, e si sentiva un po'. Ecco, questo è l'unico appunto per ora. Allora, mentre Giuseppe parlava, stavo osservando Anna che era emozionatissima per quello che ha detto, è felice, immagino. Assolutamente. Insomma, Giuseppe che ti dice una cosa così. Allora, alziamo la cloche. Aspetta. Vabbè, a me è fatto. Allora, volevo solo presentarti. Federico Cari è diplomato in ragioneria. Lei viene da ingegneria, tu da ragioneria. Hai abbandonato i numeri per la cucina e sei cuoco e pasticcere in grandi ristoranti. Sì. Allora, prego. Eccolo qua. Eccoci qua, dici. Questa è la
Ho rivisitato un dolce tipico del Lazio, della mia zona, ma di tutta l'Italia centrale, che è la pigna, che è un lievitato molto semplice con anice e agrumi, un po' tozzo, un po' corposo. Ho trasformato in un dessert al piatto, dove c'è una base simile alla pigna. Ho aggiunto una ganache montata di cioccolato bianco all'anice e, per ricordare la glassatura tipica di questo dolce, delle sfoglie di meringa con gli zuccherini colorati tipici della Pasqua. Vediamo il video stamattina, poche ore fa, la preparazione. Sono Federico Cari da Velletri, provincia di Roma, e ho portato la pigna, dolce tipico pasquale della nostra zona e di tutta l'Italia centrale. Per realizzare la mia versione come dessert al piatto ho utilizzato questi ingredienti: del cioccolato bianco, panna divisa in due parti uguali, del latte, aroma o olio essenziale di anice e colla di pesce. Per la base, che è un 4 quarti, una torta morbida molto semplice agli agrumi, del burro, uova, zucchero, farina autolievitante, un po' di latte, scorza di arancia e scorza di limone. Per la finitura abbiamo dell'albume fresco, dello zucchero semolato, realizzeremo una meringa e la essiccheremo. Per finire, nel piatto andremo a mettere degli spicchi d'arancia pelati a vivo. Questo è il dessert al piatto che ho realizzato, la versione finita. Assaggio? Prego. Pigliata al cioccolato, Giuseppe, chef e maestro pasticcere, sensazioni all'assaggio. È stata veramente una bella rivisitazione del dolce, equilibrato bene, veramente mi è piaciuto. Non c'è altro da aggiungere. Benissimo, allora, sei soddisfatto, immagino, e adesso soddisfattissimo. Vincenzo Donnarumma, andiamo quindi al sud. Vincenzo Donnarumma da Vico Equense, laboratorio di famiglia di pasticceria, quindi fin da quando eri bambino sei stato in mezzo ai dolci, poi corso di alta formazione in pasticceria. Cosa ci hai portato? Allora, oggi ho portato la pastiera del sud. Oh, pastiera! Preparazione, la vediamo nel video. Salve, sono Vincenzo Donnarumma, vengo da un piccolo paesino della provincia di Napoli, si chiama Piemonte, ed oggi vi presento la pastiera del sud e non napoletana, perché ci sono delle rivisitazioni. Abbiamo una frolla con farina di grano di frumento, ci abbiamo semola rimacinata, pistacchi, del burro di latteria, zucchero a velo, un pizzico di sale e le uova. Per quanto riguarda la quiche, invece abbiamo il grano per la pastiera, cotto però con del latte di mandorla, la classica ricotta, il burro, della pasta di mandarino, le uova e dello zucchero. Per quanto riguarda la finitura, abbiamo una scocca di cioccolato bianco con dell'olio di vinacciolo e dei pistacchi, e per la finitura, il tocco finale, abbiamo una crema leggera alla ricotta e miele. E questo è il risultato finale. Lo assaggiamo? Certo. Allora, chef, maestro pasticcere, all'assaggio, come le è sembrata? Anche questa molto interessante, perché avendo un ripieno con un cereale all'interno che è molto corposo e mettendo una glassa sopra anidra, in verità prima di assaggiarla sono stato un po' di turbante, ma poi quando l'ho mangiato ho sentito proprio quella scioglievolezza e alla fine il frollino sotto che mi ha veramente pulito la bocca e mi ha lasciato quel sapore di fiori di arancio, è stato anche questo molto strepitoso. C'era qualche dubbio prima, sciolto proprio in bocca come la tua preparazione. L'altra volta ci ha insegnato Giuseppe che la pasticceria è chimica. È una scienza perfetta. È una scienza perfetta. E quindi bisogna essere perfetti. Adesso andremo a decidere, Giuseppe andrà a decidere chi tra voi tre, che però vi siete meritati grandi complimenti, chi tra voi si merita anche la coppa. Volevo sapere una sensazione da parte del nostro professor Di Flaviano. Ah, la sensazione, sono sicuramente bravissimi tutte e tre. C'è una volontà genovese di alleggerire il prodotto dolce, quindi mi è piaciuta questa idea della prescienzosa, che contiene veramente pochissimi grassi. Mi è piaciuta molto l'idea della crema di bietola, però insomma, se devo dire, sono attratto dalla rivisitazione ultima, cioè dalla pastiera del sud, quindi se non altro per appartenenza territoriale. Scusate, ma non riesco a guardare Mauro così. No, scusa, ma un uovo. Posso, però? Sì.
non è previsto un assaggio da parte di noi, perché va a macero questo prodotto, tre no, prodotti. Non va a macero. No. Dopo. Qui si sono prenotati in tanti, questa in realtà non è pubblico, ma stanno tutti in fila per prenotare dopo, per assaggiare dopo. Allora, adesso arriva la premiazione, però abbiamo qui Giuseppe Mascolo, dobbiamo chiedergli come fare bella figura domani, no? Cioè, come si riconosce, per esempio, se una colomba pasquale è di qualità? C'è un segreto, c'è un modo che tutti possiamo utilizzare per valutare se quella colomba è buona o meno buona? Certamente, la prima cosa è la struttura, l'aspetto visivo, come anche in una persona. Già un aspetto visivo è importante. Poi la cosa importante è che deve avere una colomba, non deve essere asciutta, non deve essere appiccicosa quando uno la mangia. Il primo ingrediente che devi sentire è la dolcezza, perché se non senti la dolcezza non ti viene quella voglia di mangiare un'altra fetta. Magari tu mangi un dolce, lo mangi, sì, è buono, ma lasci là, ma se il dolce ti porta un'altra volta ad assaggiarlo, vuol dire... Come giustamente diceva prima, la chimica. La chimica, la chimica. C'è un segreto anche per il cioccolato, anche per il cioccolato, assaggiamo un pezzettino di un uovo di Pasqua, come ci accorgiamo della qualità della cioccolata? La prima sensazione è che non deve essere né che ti pizzica alla gola, non deve essere troppo acido e non ti deve portare subito a bere. Ah, ecco, come riconosce la cioccolata. Al dente o al latte? Tutte e due. Perché sta fortissimi, sì, perché anche una grande acidità ti porta a bere, allora, perché la vuoi togliere dal prego coffino. Giuseppe, lì c'è la coppa, io farei un applauso cumulativo per tutti e tre pasticceri che hanno meritato tanti complimenti da parte di Mascolo, e quindi questi ve li portate comunque a casa, ma uno di voi porterà anche la coppa, prego. Motivazione prima. È stata veramente una sfida difficile, perché è un livello altissimo, dolci veramente molto preparati, però come si dice, si vince e si perde, come dicevamo da lì. E lei di vittoria se ne intende, ne ha vinte tante per la colomba e i panettoni. E voglio premiare il dolce che veramente in un bonbon ho sentito il profumo di Partenope, la sirena Partenope, e il premio Vincenzo con la pastiera. Che Vincenzo per la pastiera. Complimenti a voi, veramente. Complimenti buono. Vincenzo Donnarumma, Federico Cari, Anna Ramò. Grazie Giuseppe, al re della colomba e del panettone. Grazie di cuore, buona Pasqua.